qui. Come sempre improvvisata, Giusy Guerriero, siamo davanti a questa parete a Taglio di Po, davanti alle scuole. Nata, ti ringraziamo che sei venuta giù apposta per dirci cosa stai facendo, che tipo di soggetto state preparando qua? Allora, sto rappresentando una fiaba sulla tutela anche delle specie locali, in particolare sull'airone cenerino. Questa fiaba rappresenta un piccolo essere umano che nelle sue possibilità, nelle sue piccole aiuta questi animali del luogo a sopravvivere, vive con loro in empatia e cerca di capire questo mondo che spesso passa inosservato agli occhi degli umani, insomma dei grandi. Tu hai fatto l'altro murale qua vicino, sì. Sempre in questa scuola. Che energia ti dà, tu che vieni da Roma, penso, vero? Sì, da Roma. Che energia ti dà questo luogo, questa zona, questo nostro delta? No, una pace, davvero? Sì, una pace ritrovata che con il caos di Roma spesso uno ha anche bisogno di fermarsi e io sto benissimo qua, quasi ci prendo gusto. No, è bellissimo, si sta bene e il luogo è un paesaggio che diciamo difficilmente troviamo insomma dalle zone nostre. Bellissimo. Perfetto, noi ti ringraziamo, naturalmente allora ti diamo la cittadinanza onoraria del nostro territorio. Siamo work in progress, è appena cominciato, fra un po' di giorni sarà finito. Chiediamo poi il permesso di far vedere il rendering così per capire cosa succederà. Che dire, street art nei nostri posti, ormai il Polesine è diventato un museo a cielo aperto. E abbiamo adottato Giusy Guerriero, che naturalmente è amante di questo luogo e come tutti gli artisti trova dei grandi stimoli da questo nostro paesaggio unico. E qualcuno ha detto, non so se gli dai ragione, è bella e dannata come terra. Bella e dannata, sì, ci può stare, sì.